Fraschieri presenta. Parlami su. Parlami su. Ciao e ben ritrovate e ritrovati nella nuova puntata di Parlami Su. In questo episodio parliamo di destagionalizzazione per la gelateria. Un tempo il gelato era il dolce estivo per eccellenza, ma negli ultimi anni è diventato un piacere da gustare tutto l'anno o quasi. Una forte attenzione alla ricerca e alla sperimentazione ha fatto venire alla luce il cosiddetto gelato gourmet, con il quale sono comparsi i gusti più particolari e rintracciabili solo per uno o due mesi all'anno, come il gelato ai fiori, alla zucca o alle castagne. Poi è venuto il tempo dei gusti più invernali, come il gelato al panettone, i semifreddi natalizi e chi più ne ha più ne metta. Per i gelatieri, prolungare l'apertura durante l'inverno dunque è un'esigenza molto sentita, specie per chi può contare su un afflusso di clienti costante durante l'anno. Ne parliamo con l'esperto Roberto Lobrano, fondatore della scuola di gelateria Gelato Cult. Ciao Roberto! Secondo te cosa può fare un gelatiere in inverno per destagionalizzare la propria produzione e tenere aperto il proprio negozio? Ciao, sono Roberto Lobrano e oggi parliamo di destagionalizzazione, che è sempre uno dei più grandi cruci dei gelatieri. Il gelato è considerato da molti un prodotto stagionale e ci sono ancora diversi gelatieri che nella stagione invernale chiudono per due o addirittura anche quattro mesi. Un tempo era molto più facile riuscire a portare a casa uno stipendio sufficiente a tener chiuso durante l'inverno, soprattutto nelle località turistiche, anche perché c'era meno concorrenza, consumi diciamo più contenuti da un punto di vista dei costi e quindi margini superiori. Oggi però sempre più attività cercano di allungare questa stagione, no? Proponendo prodotti anche alternativi al gelato. A parte i semifreddi e le torte, che in realtà sono sempre prodotti legati alla gelateria e che si vendono in realtà anche d'estate, molti gelatieri hanno iniziato da diversi anni a fare delle incursioni nella pasticceria, anche nella pasticceria da forno. Infatti, se ci fate caso, oggi è un pullulare di offerte di panettoni artigianali proposti da gelatieri e naturalmente a dei prezzi di alta pasticceria. E c'è chi si è preparato negli anni, no? Imparando a gestire i lievitati, a lavorare con il lievito madre, e chi invece poi si appoggia a pasticceri professionisti per farsi produrre i panettoni a proprio marchio. Ma tra i prodotti di pasticceria che oggi si possono trovare al banco di una gelateria, ci sono anche le famose creme spalmabili, da quelle classiche alla nocciola e cacao, con o senza derivati del latte, a quelle al pistacchio, alla mandorla. Anche in questo caso, alcuni gelatieri sono in grado di produrle all'interno del proprio laboratorio, magari con l'ausilio di piccoli mulini a pietra da banco, ce ne sono oggi anche a basso costo. Ma sempre più spesso ci si affida a professionisti di settore, in grado di brandizzare i prodotti a marchio del gelatiere. Anche la piccola biscotteria secca, no? Si sta ricavando un suo posto sul banco delle gelaterie. Del resto, se uno dispone di un piccolo forno, può con estrema facilità prodursi frollini, biscotti, meringhe e magari anche il pan di Spagna per farcire le proprie torte e i semifreddi, fino anche alle brioche. Questi prodotti, che hanno anche una scadenza più lunga, permettono quindi di alzare tra l'altro lo scontrino medio, soprattutto se posizionati strategicamente vicino alla cassa. Un altro prodotto che è entrato in abbinamento al gelato e che d'inverno ha un certo appeal è la crepe dolce o la gaufre. Di fatto sono prodotti molto semplici da produrre, no? E possono essere farciti con la classica crema al cacao che magari uno si produce, oppure con il gelato, la frutta, la panna. Insomma, un modo per allungare
la propria stagionalità. C'è un modo sicuro per sfruttare la destagionalizzazione e magari utilizzarla per fidelizzare la clientela? Una delle modalità, però, per continuare a servire i propri clienti anche d'inverno è quella di puntare sulle ricorrenze. Ma non intendo soltanto le festività comandate, no? Dal 14 di febbraio, la festa degli innamorati, piuttosto che Pasqua o alla fine Natale, ma anche e soprattutto i compleanni e le cerimonie, cioè degli eventi legati proprio alla vita del proprio cliente. Naturalmente per fare ciò occorre crearsi un archivio dei propri clienti con i dati legati ai loro compleanni, no? E come si fa? Beh, in questo caso i social media ci vengono in aiuto, perché sono comunque spesso dati chiari, no? Messi in chiaro, che non sono dati sensibili. Quindi saper sfruttare bene i contatti creati attraverso le proprie piattaforme social ci può permettere un dialogo costante con una buona fetta di clientela, alla quale poi proporre in modo diretto e personalizzato delle offerte e soprattutto dei prodotti per festeggiare i propri compleanni, le proprie attività, e soprattutto nella bassa e nella media stagione. Quindi questo ci aiuta a creare una fidelizzazione che va oltre quella della stagionalità del gelato. Certo, bisogna avere qualcuno che si occupa in modo costante di queste attività, cioè un social media manager, anche perché è un lavoro vero e proprio e non sempre è facile farlo al proprio interno, ma magari ci si può appoggiare a qualcuno esternamente. Secondo te, che cosa è necessario fare nel periodo di bassa stagione? Chi non ha intenzione di sfruttare i mesi invernali per mantenere aperta la propria attività, per motivi legati alla forte stagionalità o semplicemente perché si è organizzato in tal modo e non gli interessa sconfinare in altri settori merceologici, come può sfruttare appieno questi mesi? Beh, indubbiamente un'attività stagionale prevede picchi di lavoro molto intensi, quindi stress fisico e mentale abbastanza elevato. A un certo punto è necessario staccare la spina e liberare la mente. Quindi ricavarsi almeno 15 giorni di vacanza non solo è consigliabile, ma è vitale per mantenere un certo equilibrio e per non perdere poi la voglia di ricominciare la stagione successiva. Inoltre, l'inverno è il periodo ideale per sistemare tutte le varie attrezzature, per fare la periodica manutenzione, verificare le efficienze, tutte cose che in estate purtroppo si fanno solo in caso di emergenza o di guasto. A volte proprio per evitare che una macchina ci lasci a piedi in piena stagione è opportuno fargli un check-up prima di cominciare la stagione nuova. Altre utili attività nella bassa stagione possono essere quelle legate alla ricerca di idee e di ingredienti da utilizzare per la creazione di nuove ricette. E non intendo la ricerca di semi lavorati per fare prodotti alla moda, ma proprio la ricerca di eccellenze agroalimentari locali oppure di alta qualità in altre parti del paese o del mondo che possono darci la possibilità di fare la differenza nella nostra offerta e quindi di posizionarci in modo diverso rispetto alla concorrenza. Poi non dimentichiamo l'autoformazione e il confronto con i colleghi. Al di là degli eventi fieristici e dei loro concorsi, che possono essere più o meno interessanti e anche divertenti da fare, lo scambio di opinioni e la frequentazione a corsi di aggiornamento dovrebbe essere un'attività costante di ogni professionista. Perché di fatto comunque in tutti i settori è così. Il mondo della gelateria, soprattutto negli ultimi anni, ha visto moltissime trasformazioni, l'introduzione di nuovi ingredienti, nuove tecnologie, e quindi rimanere al passo è fondamentale per non fermarsi poi. Ascoltare approcci diversi alla produzione, nuove idee, imparare lavorazioni personalizzate, magari create da altri colleghi che non conosciamo, è un arricchimento per ogni gelatiere, anche se già esperto. Un po' di umiltà in questo settore è necessaria perché c'è sempre qualcosa da imparare.
In ultima analisi, i mesi invernali dovrebbero anche essere sfruttati per la pianificazione, cioè non solo per realizzare e testare nuove ricette, ma anche per coordinare la propria attività di comunicazione, per porsi degli obiettivi e trovare la strategia per poterli raggiungere. Creare un piano di marketing che sia a lunga scadenza, mettere a budget del denaro che potrà essere poi utilizzato per sponsorizzare degli eventi o semplicemente per fare branding. Riposarsi, ma anche aggiornarsi e pianificare sono dunque attività indispensabili per un gelatiere durante i periodi meno impegnativi dell'anno. Grazie Roberto e grazie a Frascheri, che come ricordiamo con un piccolo inserto promozionale è l'azienda di latte e panna professionale che dà vita a questo podcast. Non mi resta che salutarvi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Parlami Su.